Ladies and gentlemen, welcome on Science Web Radio. Sta per iniziare e va ora in onda, come ogni lunedì sera, la diretta web radiofonica con Gianluca ed il grande mitico Saius, provvisoriamente i due compari, MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, su Saius Web Radio e in Saius Web TV nel blog www.saiuswebradio.com. Bene, cari amici, siete sintonizzati su Science Web Radio. Sono le 22:06 minuti in questo momento, già iniziati naturalmente, e questi 5-6 minuti di ritardo sono dovuti alla partita dell'Italia. Pensate un po' cosa capisce, è capace di fare. E quindi un nostro calorosissimo benvenuto, un ben ritrovati, un saluto, un abbraccio a tutti voi cari amici. Va doveroso perché siete qui e quindi avete superato il test della partita, cioè anziché guardarla siete qui ad ascoltare noi, oppure magari state facendo l'uno e l'altro, e quindi noi vi apprezziamo ancora di più perché avete resistito a guardare la partita, appunto l'ultima di qualificazione a queste fasi finali degli europei, dalla Polonia ed Ucraina, dove stanno andando in onda in questi minuti e in questi giorni, naturalmente in queste prossime settimane. Ricordiamo il risultato per gli appassionati che sono interessati: è di 1-0 per l'Italia, quindi passerebbe l'Italia in questo momento anche in base al risultato dell'altra partita, ma a noi non ce ne può fregare meno, nel senso buono, ovviamente, con tutto il mio rispetto per gli appassionati del calcio. E come dico sempre io Gianluca, il vostro caro Gianluca, massimo rispetto per tutti, qualsiasi sia la propria idea, naturalmente, qualsiasi sia la propria, naturalmente, ovvio, anche passione, quindi anche per le macchinine, per il modellismo, per il Topolino, Paperino, per il Zeppelin, fino allo skateboard, al calcio, alla Formula 1, qualsiasi cosa, anche i bambini hanno diritto alla loro professione, no scusate, la loro passione. Bene, stavo scherzando, quindi un caro saluto a maggior ragione, visto l'appuntamento di questa sera, dove immagino parecchi magari arriveranno dopo le 10:30, appunto per questa partita importante per il passaggio al girone successivo, ai quarti di finale. E noi ringraziamo a maggior ragione coloro che sono al nostro ascolto per quest'altra puntata insieme. Vi ricordo il nostro blog www.saiuswebradio.net, blog importantissimo perché, come vi ricordo sempre, per chi ormai ci ascolta e lo sa, cercherò di essere breve, lo so che non è facile da credere e mi conosce, e quindi dicevo, è un blog importantissimo perché ci permette di comunicare in tutti e due i sensi, nel senso che voi potrete scrivere a noi. Anzi, lancio un appello, stiamo facendo, come vedrete nel nostro blog, nel www.saiuswebradio.net, lancio la sfida tra me e Saius, a cui tra poco la passerò la parola, per il nuovo nome che dovremmo dare a Saius Web Radio e naturalmente anche Saius Web TV. Quindi la proposta è per o Saius Network oppure Saius Web Network. Per non influenzare il voto del pubblico, non dirò chi ha proposto l'uno e chi ha proposto l'altro, quindi in maniera molto corretta, caro Saius, come tu hai fatto per far votare i tuoi amici senza influenzarli, bravo, lo apprezzo, lo faremo anche noi qui questa sera. Quindi quando andate nel sito, anzi nel blog, scusate, nel www.saiuswebradio.net, vedrete questo scegli quale nome dare al network e naturalmente vi ringraziamo per votare. E naturalmente non si possono mettere voti doppi perché tanto vi riconosce il sistema come al solito con i cookie e quant'altro, con gli indirizzamenti. Ma anche qui, caro Saius, troveremo una sfida interessante, nel senso che accenderemo, spegneremo e riaccenderemo il modem router cambiando gli indirizzamenti e voteremo quello che a noi più aggrada. Tra me e te sarà una lotta impari, vincerai tu naturalmente. Bene, quindi proseguendo con le cose da dire, vi ricordo appunto anche
le nostre email, che sono in particolare info@saiuz.com. Se volete scrivere a Saiuz, è Saiuz, io dico web network, quindi capirete anche quale preferisco delle due soluzioni, e già ho indirizzato, influenzato, diciamo, scoperto nella scoperta. E per scrivere a me, a Gianluca, scrivete pure a Gianluca@saiuz.com. Tutto @saiuz.com. Ricordiamo poi anche Riccio Incazzato, ma questa sera sarò breve, alle 22.10. Passo la parola subito, dopo solo i 4 minuti, al nostro grande Saiuz, il quale ora ci racconterà un po' di cose riguardanti i prossimi appuntamenti e quello che stiamo facendo qui su Saiuz Web Radio. Poi tornerò anch'io a raccontarvi di cosa stiamo preparando per Saiuz Web Radio e per una TV in cui appunto stiamo ricercando delle rock band, visibilità, di avere della visibilità e farsi quindi conoscere, e soprattutto anche dei locali che vogliano farsi pubblicità, naturalmente sempre in questa TV, naturalmente, per cui poi andrò io a fare questa trasmissione musicale, che vogliono appunto farsi pubblicità e soprattutto sponsorizzare tale trasmissione facendosi pubblicità, naturalmente anche facendo delle riprese nei locali, ai gruppi che si esibiscono dal vivo e quant'altro. E ovvio e scontato che avete sempre la possibilità assoluta, senza limiti, di venire qui su Saiuz Web Radio come ospiti dei lunedì sera in particolare, ma non solo, e di tante altre iniziative che facciamo, o di avere degli spazi dedicati qui su Saiuz Web Radio e soprattutto anche Saiuz Web TV, in quanto, come ben sappiamo, Saiuz ha veramente fa una bella cosa, dà spazio a tutti gli artisti, specie i gruppi, le rock band, i gruppi musicali in genere, basta che non siano iscritti SIAE, ma che abbiano questa licenza che è Creative Commons, e poi vi spiegherà meglio Saiuz. Ed è una cosa ammirevole, che io apprezzo e per cui stimo appunto Saiuz per la sua bontà in questo, e per aiutare anche le rock band che praticamente possono aver bisogno di aiuto, visto che quelle iscritte SIAE comunque hanno sempre i canali, come diciamo sempre, di divulgazione di massa. Bene, cari amici, io passo la parola al grande, all'inesorabile, all'intraprendente, al mitico, grande, al ciccione. Al mitichino, come hai fatto? Al mitichino Gianluchino. Ciao Saiuz, come andiamo? Tu hai anticipato? No, ha fatto bene, perché sennò io ancora stavo qua 4 minuti e mezzo, 5 e mezzo, 6 e mezzo. No, ma per me va bene, non ti preoccupare. Mi dai i primi minuti, mi servono giusto per mettere a posto tutta la situation qua. Ah, la situation comedy. Comedy, perché fra 6 soliti 4 computer che devo girare con due monitor, sì, a destra e a sinistra, non ci capisco più niente, ormai cado dalla sedia. Ogni tanto si sente la sedia che scricchia, clicca, clicca, clicca. Se sentite un tuffo, avete prima capito che Saiuz sta cadendo. Cari amici, stavo per dire, ci siamo parlati sopra anche per ritardi un po' tecnici con Skype. Ma quale ritardo? Ci parliamo sopra. Ritardo ce l'ho io. La crescita. Prima che Saiuz cada dal seggiolone col pannolone. Il pannolone me lo sono cambiato, Il ciuccio, vi ricordo che nel nostro blog, in www.saiuzwebradio.net, c'è una chat. Ora Saiuz vi spiegherà tutte le cose tecniche, è lui l'informatico tra noi. Come mi fai a ricreare questa sera? Mamma mia bella! Levate il vino a Saiuz, l'ho sempre detto, per favore. E quindi andate nella web, ho bevuto solo acqua. Ho bevuto solo acqua, ho bevuto. Pensa un po', se stai diventando come me. Cioè, beh, anche l'acqua mi ubriaca. Allora, dicevo, andate pure in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog, e troverete la nostra web chat. Sessio malamente. Oh, questa è la puntata, naturalmente Saiuz traduce per Naples, per Napoli e dintorni. Abbiamo traduttore per la Sicilia. Due amici, non li conoscevo, però da Napoli mi hanno detto: ma scusa, tu il tuo accento mi ricorda il mio.
ha detto oh boh, che? Un po' ferbacco, e mi hanno mandato una bella immagine di Napoli, del Golfo di Napoli, per amicizia. Ti è piaciuta questa? Abbastanza. Ragazzo, no, no, ma veramente mi hanno mandato. Sono capitati per caso, hanno detto, per caso, abbiamo sentito la tua voce, poi hanno detto c'è quel tipo strano lì che parla così strano, non si capisce che cosa fa nella vita. Insomma. Quale dei due? Sembra un gaio, sembra, ha detto, dal modo di spremersi. Scherzo a parte adesso. Allora, cari amici, vi auguro una meravigliosa serata, io non dico niente, faccio le corna per la partita di stasera, perché fin quando non è finita io non parlo, non parlo assolutamente di partite, anzi, se Gianluca si sta guardando un po' di televisione, cioè che ha la televisione davanti, sta attaccando l'Irlanda e potrebbe anche segnare, segnare, e meriterebbe, visto come sta giocando. Quindi meriterebbe l'Irlanda di segnare, io non lo so, cioè a me basta che vince l'Italia. Poi se l'Irlanda anche a me, però io dico sempre bisogna essere onesti nel dire che è bello. Non è perché sono onesto, io sono proprio di parte. No, no, anche io sono di parte, però dopo ti ho detto, devo andare io a fare... vabbè, la lascio stare, sto zitto perché sennò... mi sfogo negativamente nei confronti delle solite figuracce che facciamo a livello internazionale. Comunque l'Italia, dai, nel secondo tempo, come dicevo, si sta un po' riprendendo da un primo tempo non eccezionale. Anche il gol non è stato proprio sta grande, con le potenzialità che abbiamo noi, questi grandi campioni che abbiamo, è stato un gol abbastanza fortunoso, fortuito, insomma, di Cassano, che l'ha presa un po' tra la spalla e la nuca e ha superato un po' tutti, di gran fortuna anche, non indirizzando in un certo modo. Per cui diciamo che l'Irlanda, anzi, ha dimostrato molto cuore e carattere, e poi il popolo irlandese è stupendo, come sempre, è il massimo della... non si può non voler bene un popolo dubbio, così. Non metti in dubbio questo, perché no, eccezionale, di una sportività, di una... anche l'altra partita che avevano fatto, mi pare, contro la Spagna, in cui perdevano per 3-0, cantavano allegri come non mai ed applaudivano quando gli avversari, quindi nella fattispecie gli spagnoli, che stavano già vincendo 3-0, attaccavano facendo del bel gioco. Quindi io poi che ci sono stato in Irlanda posso appurare che è veramente così, un popolo strepitoso. Poi a noi italiani ci vogliono bene, c'è questa simpatia anche da parte loro nei confronti dell'Italia, quindi io non posso che dire bene dell'Irlanda, io che non so dimostra mai ancora in una Irlanda, volta, quindi non te lo so dire. No, vabbè, chiaro. Provo a chiedere a Luca, lui mi sembra stato da quella parte. Ma spero che venga. Quindi diciamo, stiamo vincendo 1-0, come al solito per il rotto della cuffia, come al solito l'ultima partita, non è che facciamo sempre delle belle figurone come certe squadre come la Germania e tante altre che sono quadrate, che vincono 3-0, 2-0, per cui non si è mai ombra di dubbio sulla bravura e come arrivano anche ad andare avanti. Invece noi sempre 1-0, 0-0, 1-1, speriamo che gli altri non vincano, gli altri poi si mettono d'accordo e fanno il 2-2, fanno il biscottino, tutte queste veramente infamità e calunnie che poi sono sempre i giornalisti, i giornali, le TV che devono fare per creare sempre la solita, sì, diciamo così, diatriba che non c'è poi magari nella realtà, ma per farla più grande di quello che è, perché sennò, se non fanno polemica gratuita ed inutile, non saprebbero di cosa parlare, non avendo argomenti, ovviamente. Ma sai come e all'estero. Sono fatti i giornalisti, no? Quindi sì, non tutti, però, non è che voglio dire. Non è che con questo critico la categoria per colpa di quattro magari beoti che non fanno giornalismo a buoni livelli e si definiscono tali e sono veramente insopportabili. Invece devo dire che guardando la TV straniera estera non è così, è molto meglio. Poi no, ripeto, non voglio sembrare il solito che critica questo paese, perché è un paese fantastico e più giro all'estero e più continuo a ripetere che il mio paese è il più bello al mondo, sebbene le bellezze sono ovunque, perché ogni zona ha le proprie caratteristiche stupende come popolazione, come paesaggistica, come cultura, come arte culinaria, ma come l'Italia non ce n'è, è stupenda proprio. Peccato che non la sappiamo apprezzare, non ci sappiamo spesso far valere e valorizzare. Quindi io tifo per l'Italia, ma voglio che l'Italia faccia il figurone che merita nel vincere a testa alta, non sempre con questi risultatini tirati dell'ultima ora, perché a culo allora vince, allora dobbiamo sperare fino all'ultimo che gli altri non facciano. Che cavolo, non potremmo mai essere tranquilli, ecco cane, fare anche perché poi ci criticano e facciamo male figure pure là, non solo in politica. Vabbè, insomma, dai, insomma, vabbè. Di figuracce in politica
ultimamente, no, ma adesso sembra che ci siamo accreditati, anche se si sono screditati nei nostri confronti. Sì, esatto. Sì, prima invece eravamo screditati sia all'estero che in Italia, quindi se abbiamo raggiunto il 50%, chissà come va a finire. Sì, ma ti giuro, quando andavo all'estero prima era una vergogna proprio, non... Per fortuna che non mi scambiano mai per italiano, per motivi di vario genere. Senti, bene del male, poi la tecnica, quando è che mi passi quell'altro file? Ah, quando mi sveglio. E quindi dicevo, soprattutto non mi scambiano per italiano, che quindi riesco anche a, ma dopo io con il mio orgoglio italiano dico di essere italiano perché voglio far vedere che non sono tutti schifosi come vedono loro, o tutta una razza come credono loro, ma ci sono persone in gamba che parlano l'inglese, il tedesco, che hanno dei modi carini senza nulla togliere ad altri. E no, scusate, non voglio peccare di magari modestia a parte, per cui è sempre un piacere andare all'estero, essere trattato bene e far vedere che esistono comunque degli italiani per bene in gamba, non arroganti, presuntuosi, che alzano la voce, che hanno brutti modi di fare o che non si adattano rispettando il luogo e il paese dove si va, criticando e dicendo che si mangia male, che fa tutto schifo, quando invece bisogna avere rispetto di tutti, e per pretendere rispetto bisogna portarlo. Quindi certo, scusate lo sfogo, non voglio fare la morale nell'insegnante di vita a nessuno, però insomma non fai la morale a tutti quanti. Esatto, non voglio fare il manovale a nessuno. Mola che qua, che mola che là. E il Gianluchino ha parlato di sport stasera. Sì, beh, un amico ti faceva più intellettuale. Sì, c'è un calcio di posizione per l'Italia, per l'Irlanda. Non voglio fare la telecronaca della partita, anche perché sennò quei bravi signori e signore che non hanno voluto vedere la partita per disprezzo o per odio nei confronti di queste cose nazionali popolari, direbbero cosa siamo venuti a ascoltare, sai, su Radio, ci guardavamo la partita, bravi. Come mi è successo peraltro agli ultimi europei, andando a vedere i Police qui all'Heineken Jamming Festival, a Mestre, Barghera, Tessera, dove cavolo era, a me, e dove prima dei Police è stato interrotto il concerto per far vedere la partita sul maxi schermo. Devo dire una cosa molto ignobile, indecente, nel senso che con tutto il rispetto, e anche lì poi abbiamo perso per carità i rigori, e anche lì sempre le solite figuracce da nazionale di calcio italiana che fino all'ultimo mai giocato bene, poi pretendiamo sempre, diciamo, che ci sfavoriscono gli arbitri, che dovrebbero dire certe squadre che invece vengono veramente sfavorite nei decenni o che sono sempre lì e non arrivano mai. E anche lì è stato molto ignobile il discorso che hanno interrotto, ed eravamo tutti comunque contrariati per la cosa, anche a me che poteva interessare, perché chiaramente poi sono affezionato alla nazionale e mi piace, però in effetti se uno si va a vedere un concerto con sti benedetti Police dopo 20 anni che si aspettano per la riunione, e naturalmente il concerto che doveva iniziare alle 9 iniziò alle 11 e passa, perché aspettammo e finì all'1, quindi anche poco rispettoso nei confronti di chi viene da lontano e magari il giorno dopo deve andare a lavorare, cosa che invece all'estero non ho mai trovato. Tutte le decine di concerti che ho visto, di artisti da internazionali a meno famosi ma sempre internazionali, alle 9 o 8 e mezza era previsto l'inizio del concerto, e alle 8 e mezza o 9 iniziava, e con volumi giusti, non che ti spaccano le orecchie, facendo rock, sentendo bene tutti gli strumenti, quindi godendomi ed avendo l'energia e la potenza del rock. E quindi anche questa è una critica che muovo, spassionata, al mio paese. Ma la faccio questa cosa non per dire che è tutto schifo, è tutto merda, scusatemi la parolaccia, la prima che dico in una quindicina di puntate, sapete che non le voglio le parolacce, che c'è sempre tempo per dirle, ne diciamo tante nella vita privata, ma non lo faccio, ripeto, per far polemiche, muovere sempre critica e buttare fango sul mio paese, ma lo dico per fare una critica costruttiva. Cioè, impariamo dagli altri quando hanno delle cose migliori di noi, ammettendo che sono migliori, non avendo quella presunzione e arroganza di chi non vuole crescere, non vuole vedere al di là del proprio naso, e importiamole queste cose come noi esportiamo le nostre. E dico sempre, impariamo migliorando, perché c'è sempre da imparare senza avere la spocchia di quelli che sono arrivati e che sanno. Quindi dico questo perché il nostro è un bel paese, è una lingua stupenda, e abbiamo un clima fantastico, abbiamo le Dolomiti che sono la fine del mondo qui vicino a noi, la Sicilia che è un paradiso terrestre che ha tutto, la Campania che ha delle bellezze infinite, la Toscana che vengono dall'Inghilterra a comprarsi le ville per starci, Roma che è la città unica al mondo, con Venezia che penso che sia un gioiello...
veramente invidiabile, che ce la copiano anche per vari motivi, e tutto il resto abbiamo di quelle bellezze, l'Emilia che è una popolazione fantastica con delle risorse infinite, e abbiamo queste anche territorialità, e fasciamo un tantino. Vabbè, ho perso! Cioè, ormai sei partito sparato, non so più cosa dire. Stai scherzando? La vogliamo smettere adesso? No, sì, vorrei sapere. Bene, mi passi un altro per cortesia. Sì. Allora, io direi di ascoltarci questo gruppo, dai, sai, se mandiamo un po'. Stasera ci parliamo, sono gli Electric Fans. Sì, allora, come l'ho detto. Bravissimo, sai, stai migliorando tantissimo. Mi sa che tra un anno le fai tu l'intervista in inglese. Oh yes! E io in napoletano, uè, voglio, assapavano, annengoppavo un dagno. Si è caduto a basce, si è scassato la schiena. Eccoci. Allora, non lo so, solo l'ultima parola potevo evitarla. Bravo, perché questo me la sarei spiegato. Dico sempre che non dobbiamo dire le parolacce, poi. Gli Electric Fans, ascoltiamo Born Out Blues. Sì, velo allora, è questo, diciamo subito, caro Saiuz, naturalmente lo puoi mandare perché ha una ventina di secondi in cui non si sente quasi nulla perché crea atmosfera, non è che non si sente nulla, fanno qualcosa loro, e come al solito sono delle band che noi ricerchiamo e ritroviamo in giro per i siti web, e possiamo anche dirlo quale, Saiuz, o evitiamo? È in giro per il mondo. In giro per il mondo, esatto, che hanno licenza Creative Commons, perché ricordiamo che Saiuz Web Radio, nella persona di Saiuz, per la sua idea e politica, non vuole appunto avere a che fare con la SIAE, non per denigrare o dire che non è giusto avere i diritti d'autore, ma semplicemente perché i gruppi che sono già SIAE hanno i loro canali di pubblicità e naturalmente divulgazione di massa che già esistono e fanno già troppo, e quindi non hanno bisogno di sicuro di avere un'altra web radio che faccia da cassa di risonanza e da eco per una pubblicità già fatta da altri. Quindi Saiuz vuole aiutare davvero tutti nel vero senso della parola, e quindi anche i gruppi sconosciuti. In questo caso non è che sono i gruppi che ci hanno contattato, vero Saiuz? Siamo noi, no, che li troviamo e senza chiedere nulla, ragione. Perché ovviamente penso che ai gruppi faccia piacere, questi gruppi internazionali, abbiamo parlato nelle prime puntate, abbiamo fatto ascoltare gruppi anche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Italia, senza che noi li avessimo contattati, e soprattutto tanto meno, ancor meno che loro ci abbiano chiesto di mandare i loro brani. Quindi penso che sia veramente signorile ed ammirevole quello che facciamo e che fa Saiuz soprattutto, e quindi questa sera facciamo ascoltare, come facciamo per ogni puntata, dei brani di questi gruppi che troviamo un po' in giro e che vogliamo farvi conoscere e promuovere, e meritano davvero tantissimo e non hanno nulla da invidiare ai gruppi, diciamo così, famosi, popolari, che cavalcano e che calcano l'onda del successo tramite SIAE o i canali tradizionali. Giustamente, nulla da togliere, perché è chiaro che se uno poi vuole far carriera e vuole aver successo deve comunque andare per quei canali, però noi siamo nella fase, diciamo, pre-successo, no Saiuz? No, comunque... ma ti posso raccontare una cosa, una storia, perché sì. Ho fatto una breve puntata zero della trasmissione sulla web tv, non l'ho mandata online per semplice motivo, perché volevo parlarne prima con te, poi dopo vediamo, te la farò vedere, dove bene. Io mi sono ricercato un cantautore, un folk, il genere folk, acoustic, e questo qui si chiama David Rovix. È scritto David Rovix, questo qui. Beh, questo qui guadagna tranquillamente mandando la sua musica sempre sotto licenza Creative Commons, e guadagna con i concerti che va in giro e con i concerti anche se sovvenzioni CD che fa e che poi gli altri possono comprare oppure mandargli un obolo tranquillamente. Ammirevole. È molto impegnato nel sociale questo cantautore. Bravo. Mi piacerebbe che tu lo ascoltassi, insomma il suo genere ovviamente è il folk, l'acoustic folk, perché suona la chitarra, poi in effetti ed è solo eccetera, ma ha fatto delle belle cose. Sono andato sul sito, mi sono dovuto tradurre ovviamente il sito di questo cantautore, perché è tutto in inglese, e insomma è impegnatissimo nel sociale soprattutto, e ho notato anche che su YouTube i filmati, i video di questo cantautore, se tu provi a vederlo ti esce sempre prova più tardi, per dirti, c'è anche una specie di censura. L'unico video che ho trovato è di un suo fan, ovviamente, e gliel'ha donato, insomma ha fatto questo video di questo cantautore su una manifestazione che si è tenuta negli Stati Uniti,
e poco insomma gliel'ha fatta e sono riuscito a trovarlo, insomma, ma non sotto il nome David Rovix, per esempio, perché sotto il nome David Rovix ho provato 6-7 video, mi dava tutto lo stesso errore. E quindi qua tardi, poi appureremo più tardi, no, later, dopo, certo. E così, giusto. Comunque, chiuso questa parentesi, anche perché col Creative Commons ci guarda. Ovviamente non fanno i milioni come i grandi cantanti, i grandi gruppi che certo, ci fanno adesso, certo. Però anche nel campo della musica copyright, sotto SIAE, sono pochi, molto pochi quelli che ci guadagnano bene, gli altri fanno la fame, mm-hmm. Da quello che vedo. Cioè, in effetti, se non si fanno qualche tour, si fanno qualche concertino, insomma, alla fine. Ne parlavo appunto con un mio amico di Ferrara, che nel campo musicale appunto mi diceva, insomma, non è che ci sa granché, cioè alla fine tu alla fine fai girare sempre i soliti nomi, cioè la cassa discografica grossa che vuole piazzare per forza quel nome e te lo piazza in tutte le salse, in tutte le trasmissioni, sia televisive, musicali o per radio a livello nazionale. Però alla fine, chiaro, dopo 6-7 mesi, 8 mesi scompare. Perché se non ha nulla da dire, se non è una persona valida, cioè non è un cantante, un gruppo valido, alla fine scompare come nel nulla, insomma. E allora a quel punto, scusami, vai sotto licenza Creative Commons, ti puoi divertire, puoi guadagnare qualche soldo, non diventi ricco, però alla fine c'è gente che ci campa tranquillamente. Ma io volevo un attimino spiegare la chat, volevo dire ai nostri amici che ci stanno ascoltando, per cortesia andate sul nostro blog www.sitesweberadio.net. Bene. All'inizio del blog troverete una votazione. La votazione riguarda, l'ha detto anche Gianluca prima, riguarda il discorso che nome dare al nostro network, perché a questo punto, avendo Science Web Radio, avendo Science Web TV, insomma diventa un network. Quindi noi facciamo due proposte, una è Science Network e l'altra è Science Web Network. Per cortesia andate sul blog e votate. Ma non finisce qui, perché se voi scendete un po' più sotto nel nostro blog trovate anche una chat. La potete usare tranquillamente questa chat. Scriveteci, mettete un nome di fantasia, postate il vostro messaggio, ci arrivi immediatamente e al limite possiamo anche avere, interagire con voi e farci quattro chiacchiere, insomma, fra di noi, anche fra i nostri ascoltatori e noi, che è molto importante anche perché gratifica anche il lavoro che stiamo facendo. Ancora più sotto questa chat troverete anche il logo di Skype. Chi ha Skype, cliccando là sopra, ci può chiamare e al limite anche intervenire in diretta. Bene? Bene Gianluca, a questo punto io direi faccio partire la musica. Questo brano che si chiama degli Electric Fans. Attenzione, la Spagna ha segnato 1-0 dall'altra parte in concomitanza. Come la Spagna? No, io pensavo la partita con la Croazia. Dici là già la Spagna. Sì, la Croazia Spagna 0-1 e si sta innervosendo la partita dell'Italia, ovviamente, perché ora si stanno molto giocando bene. Tutto negli ultimi dopo minuti. Ti voglio sentire fare un po' di come si dice, di telecronaca, di calcio d'angolo per l'Italia in questo momento. Battuto dall'Italia, gol dell'Italia 2-0 in questo momento. Abbiamo segnato? Hanno segnato 2-0. Ma hanno. Chi? Abbiamo noi. Hanno per l'Irlanda. Anche per l'Irlanda. Abbiamo questo è vero. Per l'Italia. Cioè, allora, abbiamo segnato. Come fanno i sudamericani? Sì, un gol molto bello questo, davvero merita, proprio bello questo, di perfetto. Balotelli, proprio bello, sì. Finalmente allora, un gol decente. Mandiamo il brano musicale. Sì, prima è stato espulso un giocatore dell'Irlanda che ha fatto anche un po'... Sì, ha fatto diciamo una reazione un po' spropositata di nervosismo, perché chiaramente sarà in nervosità avevi partita. Avevi appena detto che un popolo poi alla fine... il popolo sì, però... però sai, se in campo succede qualcosa, non è il massimo. Diciamo che l'Italia è stata anche un po' favorita da tante cosette che a noi ci avrebbero innervosito ugualmente, anzi avremmo detto che l'arbitro era corrotto, come abbiamo detto anche molto tempo fa ai mondiali. E comunque la Spagna ha segnato 1-0, quindi le solite voci di corridoio.
le solite voci che abbiamo messo, che dopo la Spagna con la Croazia si mettono d'accordo per eliminarci e fanno il 2-2 e pareggiano, le solite illazioni, perché siamo noi con la coda di paglia che siamo i primi che faremmo questo, perché se pensi con questa malizia e cattiveria vuol dire che tu anche ci sei dentro e lo faresti anche per primo, o anche no, però voglio dire, come abbiamo visto, ennesima dimostrazione che agli altri non gliene frega un cavolo di noi, quindi non stanno lì a fare sti calcolini come è successo 4 anni fa a Svezia e Danimarca. Un pivelletto, cia cia cia. Bene, io direi allora di cavolo, potevo dire a Luca, che stasera non viene Luca. Vabbè. Peccato, mi dispiace molto. Ma poteva fare una cosa molto bella Luca, poi dopo te la insegnerò. No, ma sai che cos'è? Allora, un computer gli si è rotto l'alimentatore. L'altro gli si è rotto proprio il computer, il secondo computer. Ecco, allora, viaggiamo sempre a carbonese. Ascoltiamoci sto brano, sennò ci mandano a quel paese. Esatto, dai, andiamo a fare questo brano. Tu vuoi parlarci sopra oppure no? Che ve lo consiglio, parti pure col brano, che tanto c'è un'introduzione molto bassa. E ascoltate, quindi, in questo momento starete già per ascoltare, ascolterete gli Electric Fans. Sì, è partito. Sì, non si sente nulla, Electric Fans, a 10 secondi sentirete che bella partenza, spero vi piace anche a voi, a me mi hanno colpito e piacciono davvero molto, con Burn Out Blues, gli Electric Fans, Burn Out Blues, la prima dell'album, Electric Fans, Science Friction. We'll be right back.
Bene, cari amici, siete sempre sintonizzati su Saius Web Radio in www.saiuswebradio.net. È appena finita la partita dell'Italia che ha vinto 2-0 e anche quella della Spagna contro la Croazia dall'altra parte che ha vinto 1-0. Italia appunto ha vinto 2-0 sull'Irlanda e quindi passa ai quarti di finale. Sono un po' dispiaciuto in effetti per l'Irlanda, grande paese come dicevo, mi dispiace davvero tanto. Un saluto a tutti gli amici irlandesi, grande popolo, e l'Italia per sua fortuna ancora una volta, anche questa volta per il rotto della cuffia, passa ai quarti di finale a questi europei in Ucraina e Polonia. Bene, cari amici, proseguiamo con la nostra... anzi, addentriamoci nel merito perché siamo un po' persi nelle varie cose. E quindi cominciamo a parlare delle varie, diciamo così, trasmissioni, dei vari programmi. E delle anche perché Saius Web Radio, Saius Network, Web Network, sta ampliando il suo palinsesto anche sulla Web TV, no? Esattamente, infatti volevo dire questo, ma allora caro Saiuzzo io passerei la parola a te. Ricordo solo che avete appena ascoltato un gruppo che stiamo così, vi vogliamo far conoscere, stiamo promuovendo senza che quel gruppo ce l'abbia chiesto, quindi ammirevole anche questo da parte di Saiuzzo che dà possibilità davvero a tutti, quindi se voi ce lo chiedereste, ce lo chiedete, ce lo chiederete, e noi saremmo ovviamente ben lieti di aiutarvi e di mandarvi in onda anche come ospiti qui dei lunedì sera presso Saiuzzo Web Radio e Saiuzzo Web TV. E abbiamo ascoltato nella fattispecie gli Electric Fans, quindi andatevi a cercare in internet Electric Fans, scritto Fence, e questo era l'album Science Friction, quindi Science Friction, ve lo dico per tutti quanti voi che magari appunto la mia pronuncia inglese non è bella, perfetta o eccezionale o buona, e quindi come la scrivereste ve la dico all'italiana, alla faccia dell'inglese, alla faccia dello spelling. Quindi andatevi ad ascoltare gli Electric Fans, questa era Burnout Blues, e poi proseguiremo nell'ascoltare altre loro canzoni davvero strepitosi, mi piacciono davvero tanto, e poi vi faremo ascoltare altri gruppi anche nelle prossime puntate. Anzi, a proposito delle prossime puntate, dei prossimi appuntamenti, a quanto pare i due compari del lunedì prossimo, quindi cos'è il 25, Saiuz se non ricordo male, non andrà in onda perché c'è mancanza di fondi, vero Saiuz? Chiuderemo la web radio. No, cari amici, naturalmente tutto no profit qui, come dice sempre la voce registrata, non chiuderemo la web radio, ma purtroppo salterà per mia assenza, mia mancanza. Allora Saiuz, che apprezzo Gianluca molto, va via. Saiuz, che apprezzo molto, ha deciso di non andare in onda senza di me, anche se io ho largamente, lautamente concesso il permesso, ci mancherebbe altro, certo non deve chiederlo a me, e avrei anche segnalato, lo stavo dicendo perché siamo in tema di partite, avrei anche già, come si può dire, nominato il mio degno successore che mi ha spodestato nello scettro, vero com'era, nel trono. Ti ha spodestato, sì, ti ha spodestato. No, l'unico che mi fa sta zitto. No, Luca si diverte come noi, cioè, perché in effetti questa trasmissione ci fa divertire, e soprattutto speriamo che i nostri amici che ci ascoltano, insomma, si divertano anche e ascoltino anche della buona musica, perché è un'ottima musica quella che mandiamo, insomma, che andiamo a cercare in giro sotto questo tipo di licenza da Creative Commons. Scusami, vai. No, basta, non dico altro, abbiamo detto tutto. E no, dicevo appunto questo con Saiuz, dicevamo che vogliamo dare spazio a tutti, e in merito a questo, quindi non solo avete la possibilità di usare gli spazi di Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV e quindi Saiuz Web Network nella sua completezza tra radio e TV, web radio e web TV, naturalmente senza nessuna pretesa, senza nessuna presunzione, siamo naturalmente così a livello a conduzione familiare, come si suol dire per le ditte, è proprio così con noi che collaboriamo. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo, le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate, soffri di alitosi,
potresti avere reparto queste cose. E perdere i tuoi denti. E se volete venire ospiti, dove vi aspettiamo? Non invasiva, biologicamente guidata. E cura con il laser grazie ad Excellence Dental. Non solo venire ospiti. Prenota una visita nella sede più vicina a te all'800 090 facendoci sapere delle loro attività, dei prossimi concerti, prossime date, facendoci perdere pubblicità, tempo. Salva e i tuoi denti, visibilità e soprattutto facendosi conoscere. E naturalmente tutto gratis, non vi chiediamo nulla, è ovvio, il rock? Non ci mancherebbe, vogliamo dare spazio veramente di cuore il a tutti. Rock è tutta la l'unica cosa vita. Che magari chiediamo la che la musica rock vi scorre è un giusto e reciproco aiuto infinita. Nel divulgare quel passaparola tutto questo, tramite le proprie conoscenze e amicizie qualcosa sulle radio, rock band che hanno fatto davvero grande il rock e lo stesso vale hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con i non solo per la musica ma anche per la cultura in genere. Allora poeti, scultura, pittura e quant'altro, comunque dei circoli culturali o delle associazioni che se vogliono farsi conoscere non ci sono problemi. Saius da spazio tutti, lo potete contattare all'email, all'indirizzo di posta elettronica info@saius.com e prendere accordi per quando fissare una data e venire in trasmissione. Per quanto riguarda il lunedì sera, ma non solo, potete anche pubblicare i vostri opuscoli e volantini sul sito e sul blog www.saiusweb.net. Poi abbiamo sempre la pagina di Facebook che Saius tiene aggiornata come il blog con tutti gli eventi. Tra l'altro abbiamo appunto anche e poi ancora fatto sapere, fatto questo spot cioè e anche mandato la locandina di questo evento che si è tenuto venerdì sera alle 18, presso alle 6 il castello sera. Inferiore di Marostica del maestro Luigi Ferro, questo pianista, docente e compositore di La Sound del Grappa, che appunto ha avuto questo saggio finale con gli allievi a cui lui dà lezione, che hanno fatto in giro anche con il questa bellissima cosa ai vostri amici, suonando appunto ai strumenti dell'epoca, ai parenti, a chiunque voi vogliate la storia opportuno. Sfida per Leonora, vi la storia numerosi. Della partita a scacchi di Marostica famosa e composta ciao. Con musiche dell'epoca e suonata da questi bambini ragazzini naturalmente composta dal maestro Ferro e che hanno suonato strumenti dell'epoca, quindi tanto di cappello, ammirevolissima anche questa cosa e questo lavoro che fa questo maestro Luigi Ferro appunto di insegnare e di ecco che qua l'arte è come sempre una cosa molto bella ed è ammirevole chi la segue e questo, soprattutto ragazzi giovani in questo mare magnum di tutto fuorché di comunque abbellimento dell'animo, come dico sempre anch'io ai miei corsi di teatro, perché questo dovrebbe servire l'arte, essere più buoni, essere più buoni nei confronti dell'umanità, dell'uomo, di questo mondo, di questo pianeta. Abbiamo bisogno di bontà e di un sorriso, che siamo sempre così baretta fracada e muso duro, come si suol dire alla Veneta, vero Saiuzzo? Insomma, ma E quindi l'arte dovrebbe però, mi volevo riallacciare un attimino al musicista, cioè al maestro Rosi Mauro si tiene il sindacato mi permetti pagano, questo simpa, e manda su tutte le mi piacerebbe avere in trasmissione impegnati volta, a mondare, sì io l'ho già detto e naturalmente poi ci organizzeremo perché venga qui da me e faremo la trasmissione perché sarà molto interessante anche ci porterà magari dei brani da ascoltare di sfida arriva dal terzo congresso se è al nostro ascolto lo salutiamo con un caro saluto mi spiace che non sono poi riuscito ad andare quella sera perché sono liberato troppo tardi e poi ero sfinito quando ora che sono arrivato e sono andato e ora cioè, sono tornato a casa e ora di ripartire non ci avrei fatto ad arrivare neanche col teletrasporto in ora orario utile però mi è dispiaciuto perché sarebbe stata una cosa molto interessante anche per conoscere lui e del resto è una persona veramente eccezionale anche se ho avuto contatti telefonici ovviamente però mi è già piaciuto fin da subito e quindi lo salutiamo se è al nostro ascolto come mi auguro se ha avuto modo se ci sta ascoltando e quindi presto avremo anche lui ci racconterà magari anche di questa esperienza l'avrei voluto avere anzi questa sera fresco dai saggi che ha fatto però purtroppo sono talmente pieno incasinato che non riesco a stare dietro a tutto anzi quindi non ho potuto contattarlo per te caro Saius andiamo ad ascoltarci un altro brano di questo gruppo e procediamo poi
con il resto cosa dici? Parlare e declina l'intervista. Sì, diamo un po' di preferenza per il brano. Volevo dire agli amici, ragazzi, allora sul blog www.sizewebradio.net usate la chat, usate Skype, se volete intervenire fate bene per il Carroccio che sta perdendo anche i suoi più famosi baluardi. Intervenite. Dell'arresto lo stradito ritorno si materializza in Emilia del Nord. Sì, che mangiamo un occasione per la Lega. Bravissimo, no, io direi sì, la seconda canzone io ve le farei ascoltare tutte, chiaro non si possono tutte e 12 far ascoltare per motivi di tempo, ma meritano davvero tutte. Andiamo, vai, Saius, con Lookout degli Electric Fans dall'album Science Friction, questo gruppo che vi consiglio personalmente dopo averlo ascoltato. Poi ne ho altri che vi farò ascoltare nei prossimi incontri, nei prossimi appuntamenti, anche mesi, perché ovviamente poi se avremo anche degli ospiti è ovvio che facciamo ascoltare le cose degli ospiti e non quelle di altri. E comunque altri gruppi che ho utilizzato e utilizzerò nelle puntate di The Rock Band History. Vi farò ascoltare davvero belli e bravi anche dalla Spagna, che cantano in spagnolo, quindi sentire hard rock o comunque rock cantato in altra lingua che non sia la canonica, la classica lingua inglese e o l'italiano nel caso magari di gruppi di non strani, è davvero carino e strano sentire come una lingua quale lo spagnolo si possa anche là adattare per il sound che ha anche alla rock. Ed ecco che anche questa è cultura. Bene, Saius, andiamo con Lookout degli Electric Fans. Benissimo, Meloni vai! Meloni ha annunciato da tempo la volontà di creare un vero sindacato pagano al posto di un che drenava risorse al partito e non portava i sindacati.
Bene, cari amici, state ascoltando sempre Science Web Radio in www.sciencewebradio.net e avete ascoltato Lookout di un gruppo strepitoso che mi piace davvero tanto e che vi voglio appunto proporre, gruppo che non ci ha chiesto di essere promosso, nel senso di fargli promozione, ma che l'abbiamo trovato noi e io nella fattispecie. E poi grazie a Science, con Science Web Radio ve lo vogliamo far ascoltare. Naturalmente ci sentite anche in Science Web TV e magari presto ci vedrete anche lì, se proprio ci tenete ad essere scioccati da quello che si vedrà. E poi io direi, caro Science, di far ascoltare un altro brano degli Electric Fans dopo, da questo album Electric Fans naturalmente, e Science Friction. Bene, dicevamo appunto dei vari appuntamenti che ci sono qui su Science Web Radio, piano piano li stiamo trattando un po' tutti. Ricordo questa ricerca di rock band in particolare, ma anche gruppi e comunque associazioni culturali, gruppi musicali e quant'altro, artisti di qualsiasi genere, dalla cultura, scultura, pittura, fotografia, che vogliono partecipare alle nostre trasmissioni in diretta web radiofonica, non c'è nessun problema. E udite udite, oltre anche a quella ricerca che dicevo prima e selezione che sto facendo, specie personalmente e anche grazie a Science, con l'aiuto e supporto sempre anche di Science e di questa Science Web Radio e Web Network, stiamo ricercando anche rock band che vogliono partecipare ad una trasmissione televisiva. Parliamo naturalmente zona Treviso, per dare una connotazione e collocazione anche geografica, per una trasmissione che appunto verrà registrata, comunque che farò e terrò io, ma che verrà appunto registrata in zona Treviso, e quindi magari le rock band dovrebbero essere, sì, insomma dovrebbe essere opportuno che siano di questa zona per motivi logistici. Poi vuol dire zona Treviso, vuol dire provincia di Treviso, comunque anche zone e province limitrofe, quale può essere provincia di Padova, Vicenza, Venezia, logico che tutto quello che insomma nel raggio di una cinquantina di chilometri o poco più da Treviso, in modo che le band poi abbiano la possibilità di venire in studio a registrare le interviste o le apparizioni che facciamo vedere, se hanno dei video anche da mostrare tanto meglio, oppure potremmo venirli a riprendere, andare a riprendere le band che si esibiscono nei locali. E a proposito di locali, quindi facciamo anche una ricerca di locali che vogliono farsi pubblicità tramite questa trasmissione, naturalmente facendo delle riprese locali, parlando delle loro iniziative, delle loro prossime date, dei prossimi appuntamenti, e ovviamente con tutto ciò per sponsorizzare anche la trasmissione per andare in onda. Bene, e questo è quanto quello che riguarda la prossima trasmissione, che è in cantiere, vedremo appunto se poi andrà a buon fine, e anche per quanto riguarda Science Web Network o comunque Science Web TV nella fattispecie, abbiamo in cantiere anche noi un progettino parallelo a questo, sempre di rock band che vogliono, comunque band in questo caso di gruppi musicali in genere, non solo tanto solo rock band, che vogliono comunque non so, far parte di una trasmissione web TV, quindi con Science Web Radio e Science Web TV, e naturalmente sempre in zona, possibilmente anche per motivi logistici, ma non c'è problema, da dovunque voi siate possiamo sempre fare, grazie ai potenti mezzi che ci dà internet ed in particolare la tecnologia informatica, possiamo sempre fare la trasmissione web TV con le vostre webcam o comunque telecamere dovunque voi siate, senza che ci raggiungiate in un posto studio o quant'altro ben definito, o sala da cui fare le riprese con voi, le interviste e quant'altro. Quindi cominciate pure a contattarci presso il nostro blog, che è il www.sciencewebradio.net, sempre attraverso la nostra pagina Facebook, perché vi ricordo, non ho ancora detto forse in precedenza, che ci trovate anche in Facebook, nella nostra pagina Facebook, che ha naturalmente il nome di Science Web Radio, in cui peraltro potrete ascoltare la Science Web Radio anche in questo momento in diretta. Sono le 22:59, andiamo per le 23:11, caro Science. Sì. E naturalmente ci potete seguire con Twitter, in Twitter ci trovate con il nome @Science, ed infine troverete su YouTube le cose caricate dal grande nostro amico Science riguardanti appunto Science Network, quindi in generale Science Web Radio, Science Web TV, trovandoci con il nome Science Radio, tutto attaccato e minuscolo. Vi ricordo gli indirizzi di posta elettronica, che sono info@science.com. Se volete scrivere a me personalmente, a Gianluca, scrivetemi a gianluca@science.com, ed il riccio incazzato che tiriamo fuori adesso, come sempre ve lo ricordo inizio trasmissione, ma siamo andati via spediti, è riccio.incazzato@science.com. Riccio incazzato che cura l'editoriale
quindi la rubrica è da leggere sul nostro blog in www.saiuswebradio.net. E potrete leggere i suoi articoli del nuovo ciclo iniziato da fine aprile, da fine giugno, anzi scusate, da fine maggio, de Il Vaso di Pandora. Ed in merito a questo vi ricordo che il nostro Riccio Incazzato ha iniziato anche lui una sua trasmissione, sempre con Saius, supervisore, coordinatore, collaboratore, direttore, responsabile, nonché co-conduttore, definiamolo pure così. Insomma, un po' di tutto, un co-co-co in tutti i sensi. E con Saius avete appunto questa trasmissione dei venerdì sera. Allora noi qui lunedì sera dalle ore 22, dalle 10 italiane, ore naturalmente CET, CET Central European Time, l'asse appunto dell'ora di Berlino, Roma, Francoforte. E invece il Riccio Incazzato con Il Vaso di Pandora, Incontro con il Riccio, va in onda tutti i venerdì dalle ore 21:30. E anche lì poi potete ascoltare quello che dice il nostro Riccio, il punto sulla situazione, il pungolo che fa il Riccio, naturalmente sue idee e opinioni opinabili e soprattutto rispettabilissime. E poi vi ricordo le due chiacchiere con Saius, appuntamento con il nostro caro Saius, rubrica da ascoltare, non da leggere, come per il Riccio, quindi il Riccio lo leggete e Saius lo ascoltate e va in onda in diverse fasce orarie, lì lo andate a vedere nel vostro blog, nel nostro blog, e vedete le varie fasce. Ed udite, udite, a parte che finalmente questa leggenda metropolitana del sito forse verrà svelata e non sarà più una leggenda metropolitana, ma soprattutto, quindi vedremo il sito realizzato dopo tanti tentativi, povero Saius ci ha perso nottate e ore sane, e naturalmente, udite udite, il nostro Saius ci farà sapere, andrà in diretta anche lui web radiofonica con il suo, diciamo così, editoriale delle due chiacchiere con Saius, 2-3 minuti che lui registra, però li farà in diretta in determinati giorni e ce lo farà sapere. È una sua idea che ho svelato così, ma che ci farà piacere sentirlo in diretta. Quindi vedete che c'è tanta roba che bolle in pentola, c'è nel cantiere. Altra cosa anche che poi ci sono tante altre cose che adesso volevo appunto di far dire a te, caro Saius, nella fattispecie, anche perché riguardano più magari le cose tue, anche perché basta sentire Gianluca che parla ininterrottamente, che i nostri amici alle 11 e 2 minuti dopo un'ora si saranno anche stufati di sentire le solite cose. Vai, no, sai, ma se racconta pure. No, cioè, l'altra cosa che siamo, che con Ricci Cazzato abbiamo iniziato è diciamo un incontro con lo scrittore, l'abbiamo voluto chiamare così. In effetti è una trasmissione che va sulla web tv tutti i giovedì, se non sbaglio, sì, il giovedì sera alle 9 va questa trasmissione, dove il Riccio, se ha uno scrittore da intervistare, lo intervista. Siamo già partiti dalla settimana scorsa, però l'intervista l'ho fatta io questa volta, la prima. Oppure il Riccio ci parlerà di un libro, ci illustrerà un libro, ma insomma è una cosa che il Riccio sta mettendo e sta preparando veramente. Poi per quanto riguarda il mercoledì e il martedì, che dobbiamo riempire anche queste giornate qua, è una bella cosa, una bello sforzo, perché il lunedì adesso con i due compari, e il martedì, il mercoledì vorrevo piazzare quella, appena si riesce a fare quel discorso lì della trasmissione musicale, insomma l'intervista ai gruppi, alle band, insomma ai cantanti eccetera, fare una cosa del genere. E poi il martedì vedere, insomma c'è un'altra cosa che bolle in petra. Per quanto riguarda le mie due chiacchiere, sì, sto pensando di farla in diretta una sola volta al giorno, cioè mi piacerebbe, riesco a trovare un attimino il tempo di fare questa trasmissione di 5, 6 minuti, 7 minuti, insomma, in effetti invece di farla registrata la faccio una sola volta in diretta. E amen, insomma, che così mi diverte di più farle in diretta, anche perché le trasmissioni in diretta mi fanno sentire sempre più vicino alle persone che mi ascoltano e che ci ascoltano, in effetti. È come se fossi presente invece delle cose registrate, no? Non pensi, Gianluca? Sono pienamente d'accordo. Ovviamente ricordiamo che anche andare in diretta per noi crea una enorme difficoltà tecnica, innanzitutto, perché non siamo una stazione radiofonica a tutti gli effetti professionale, quindi con l'apparecchiatura. Volevi dire qualcosa, Saius? Sì, no, dicevo, certo, hai ragione, sì. Insomma, difficoltà non solo, sì, ma anche del, diciamo, del,
dell'orario, del tempo che devi trovare, sì, posizione, sopra- esatto, bravo Saiz, soprattutto del tempo, perché ovviamente non essendo una professione, lo diciamo sempre con molta onestà ed umiltà, quindi non vogliamo avere la presunzione di voler togliere spazio o tempo ad altri, e soprattutto professionalità di altri che lo fanno per lavoro, e naturalmente per noi è ovvio che diventa una passione, un hobby, pur per qualcuno di noi riportando le professioni e professionalità che ha fatto in precedenza, in passato o in altri ambiti anche qui, e quindi per noi diventa anche molto molto faticoso e dispendioso, perché per fare anche mezz'ora di trasmissione o poco meno, c'è, dietro c'è il mondo di ore di lavoro, di preparazione, di quant'altro, che non è, che possono essere appunto preparare le scalette, gli argomenti di cui parlare, informarsi, aggiornarsi, leggere gli articoli, ricercare la musica, come nel caso specifico questo gruppo che state ascoltando è il frutto di ore e ore di ricerca fino alle 4 di notte a volte, finché un gruppo non piace veramente, ed ecco che naturalmente noi col nostro gusto, sensibilità e piacere proponiamo poi a voi. Quindi è logico che dietro ogni minima parola che si dice c'è sempre un mondo, anche come sto parlando io, non è altro che il risultato di anni di studi, di esperienze, di cose varie, quindi quello che siamo, e non si vede, non viene ripagato, quindi per noi anche andare in diretta è dispendioso e faticoso, perché ovviamente siamo delle persone normali con una vita reale, nel mondo reale, non questo virtuale di internet, e quindi trovare anche degli spazi, delle energie, argomenti e quant'altro per preparare e poi andare fisicamente anche in diretta è molto dispendioso. Molto più semplice invece il registrare, e anche lì non è vero, perché sai, c'è sempre una bella preparazione dietro. Sì, esatto, perché c'è comunque una preparazione dietro, e comunque anche se uno può registrare, quindi vuol dire poi ripetere e riprendere se non è andata bene la prima volta, non è vero, perché alla fine non hai neanche il tempo di star lì a ripetere, quindi spesso, e soprattutto, caro Saius, tu potrai confermare ai nostri cari amici web radioascoltatori che il tuo, il caro Gianluca, ti fa disperare spesso per quando abbiamo il cambio delle nuove puntate. Meno male che c'ho ancora i capelli, che posso dire mi fa mettere le mani nei capelli. Perché ogni volta, dovete sapere cari amici, quando noi appunto le puntate ci riferiamo a The Rock Band History, questa mia rubrica, trasmissione che faccio, che tengo, che doveva iniziare inizialmente durare solo 10, massimo 12 minuti, ora ne dura 25-20 di media, perché sono un prolisso e mi dilungo, e che sta parlando dei Black Sabbath per queste settimane, per le ultime due ormai, dai, poi abbiamo finito e cambiamo gruppo. Dovete sapere che appunto va andando in onda dal lunedì alla domenica, e nello specifico il primo appuntamento della giornata, che apre appunto la serie di puntate, è a mezzanotte. Dovete sapere che la domenica sera ci troviamo all'ultimo minuto a registrare la nuova puntata che deve andare in onda per la settimana, e nelle ultime due occasioni siamo andati praticamente in diretta, perché il sottoscritto per problemi tecnici non è riuscito a registrarla e inviarla in tempo, e quindi è stata anche quella un'esperienza bella. E confermo, insomma, chiudendo questa mia lunga parentesi, che la diretta è sempre più interessante, come diceva Saius, perché ti fa sentire non solo vicino alla gente, ma perché c'è il cuore, l'anima pulsante della vera diretta, che invece la registrazione, magari a volte, pur essendo fatta bene, con passione, con quello che sappiamo, non rende a tutti gli effetti, anche bene, per noi che la facciamo. Bene, andiamo con un altro brano, Saius. Sì, io bisogna... volevo, prima ci ascoltiamo un altro brano, ti dirò. E poi proseguiamo. Dopo volevo proporre ai nostri amici, no? Perché la cosa che oggi il Ricci Cazzato mi ha dato il post da mettere sul blog. E il titolo del post è: preparatevi a una grossa, grassa risata. Mi ha divertito molto questo post, che volevo leggere almeno la prima parte, così invoglio un attimo gli amici a andare sul blog, per andare a leggerselo tutto, perché è divertente in parte, ti fa incazzare, perché ti fa incazzare, però è divertente, insomma. Ma adesso ci ascoltiamo un altro brano, possiamo ascoltarci Get Some. No, aspetta che ti dico cosa dobbiamo ascoltare adesso. Adesso ci ascoltiamo un brano che cambia un po', sempre di questo gruppo, e si chiama Fever, è il brano numero 4, caro Saius. Perfetto.
sempre di questi Electric Fence, e dall'album Science Friction ascoltiamoci Fever, il numero 4 dell'album. Partito! Yes! State ascoltando Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net. Questo è un brano degli Electric Fence, il numero 4 dall'album Science Friction, e si intitola Fever. One, two.
Cari amici, siete sempre all'ascolto di Saius Web Radio con la nostra consueta trasmissione in diretta web radiofonica dei lunedì sera con il sottoscritto Gianluca che vi sta per l'appunto parlando ed il grande mitico Saius dall'altro capo del mondo, no? Oh là là, è una cuccagna. Oh là là, 23, 15 minuti primi, siamo giunti quindi a più di un'ora di trasmissione. E stiamo parlando anche delle varie attività di cui si sta occupando Saius Web Radio, ve lo vogliamo ricordare. E naturalmente ora il rilancio la parola a Saius. State ascoltando anche questa sera, stiamo facendovi conoscere, promuovendo, sembra un po' esagerato perché il gruppo non lo conosciamo personalmente, non ci ha chiesto, non abbiamo contatti con loro, ma ci è piaciuto ascoltandolo in internet e ricercandolo, questo gruppo che sono gli Electric Fans dall'album Science Friction. E adesso torniamo a parlare appunto di Saius Web Radio. Abbiamo detto che stiamo ricercando appunto queste rock band per la trasmissione televisiva che verrà fatta tra qualche tempo, e adesso le stiamo selezionando e ricercando personalmente e poi anche per venire qui in Saius Web TV, non solo Saius Web Radio, ospiti sia del lunedì sera con la nostra puntata consueta che va in onda ogni settimana, poi tranne il prossimo lunedì che appunto Saius non andrà in onda con la puntata della diretta di lunedì sera. E naturalmente dopo tutto vi ricordo che stiamo ricercando anche noi delle rock band, comunque dei gruppi musicali, per fare una trasmissione web TV, non solo quella televisiva vera e propria, ma anche quella con Saius Web TV. E dicevamo, nella fattispecie appunto del Riccio Incazzato, che ha il venerdì sera la sua trasmissione dalle 21.30, lui non dalle 22 come noi lunedì, e le due chiacchiere con Saius. Ed infine, adesso Saius ci racconterai cos'altro bolle in pentola. Tu volevi anche fare altri giorni e volevi anche parlare di... No, ma io appunto un altro giorno l'abbiamo coperto, è quello del giovedì con l'incontro con lo scrittore che lo cura sempre Riccio Incazzato. E quella è una realtà perché siamo partiti con la prima puntata giovedì scorso. Adesso questo giovedì non so che cosa sta preparando Riccio Incazzato. Sì, è molto interessante, vedremo cosa fa. No, voleva parlarci di un libro lui, più che intervistare uno scrittore, perché è interessante questa storia dei libri, perché la lettura è molto importante, poi bisogna anche saper scegliere un po' i libri, no? Io invece adesso volevo, se tu mi dai il permesso, volevo parlarti dell'ultimo post che ho pubblicato oggi, mi ha passato il Riccio Incazzato oggi, per quanto riguarda, che ho messo sul blog, che si intitola Preparatevi a una grossa grassa risata. Ah, sì, e, sì. L'avevo visto. Le prime parti, non l'hai visto? Benissimo, ti leggo le prime parti. Vai. Allora, inizia così il nostro caro amico Riccio Incazzato, no? Cari amici, sto trattenendo a stento la pancia scossa da una colossata risata. Cioè, mi sembra, sai, un grande una presentazione, no, di un qualche cosa. Credo che non sia necessaria avere un'ulteriore conferma che noi, poveri cittadini, senza diritti, solo doveri, e possibilità di replica anche, viviamo in una nazione da barzelletta. E pensare che con la fine della gestione Silvio speravamo chiusa questa epopea. Prendo a prestito il titolo del famoso spettacolo di intrattenimento La sai l'ultima? Per darvi una notizia divertentissima. Il nuovo direttore generale dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia è un certo Massimo Ghilardi, un laureato in scienze motorie alla Cattolica di Brescia e sociologia politica ad Urbino. Iscritto all'albo dei promotori finanziari e anche consigliere comunale in un piccolo comune lombardo, Chiari, per il PDL. Nel suo curriculum, altamente qualificato per la carica assunta, si può inserire anche l'appartenenza al clan dei bresciani, chiamati a Roma così dell'ex ministro dell'istruzione Gelmini. Cioè, in poche parole, hanno messo a capo dell'IGV, no, di questo istituto di geofisica e vulcanologia, in effetti su quelli che studiano i terremoti, no, i vulcani, cioè che tutto ciò che sono le nostre calamità naturali, hanno messo una persona che non c'entra proprio niente con questa branca, con questa scienza, a meno che non deve studiare diciamo, data che è laureato in... diceva che è laureato in motoria, cioè mi diceva, aspetta, leggevo qui, è laureato
in scienze motorie, quindi in poche parole, insomma, può darsi che questa scienza motoria c'entri qualche cosa con la vulcanologia e la geofisica. Staremo a vedere. Comunque invito tutti gli amici a leggere questo blog, perché e questo post, perché è divertente, molto divertente da leggere, anche se ti fa incazzare, perché capisci che alla fin fine è cambiato molto poco nella nostra politica. Ok Gianluca, allora ritornando a noi, sempre ritornando al blog, volevo consigliare agli amici che ci stanno ascoltando, che ormai siamo pari 4-4, di scegliere quale nome dare al network, chiamarlo Saiuz Network oppure Saiuz Web Network. Mi raccomando, andate sul blog e votate. Poi attenzione che sul blog sono state aggiunte la chat, che è una bella chat, e quindi potete mettere un nome a piacere e lanciare i vostri messaggi, e poi il call me, diciamo, il famoso pulsante di Skype, perché per chi volesse chiamarci con Skype, soprattutto quando siamo in diretta, ma anche se non siamo in diretta e volete scriverci e volete chiamarci con Skype, siamo qui che possiamo rispondere, siamo presenti e vi risponderemo senz'altro, anzi faremo quattro chiacchiere che ci fa sempre piacere. Cosa ne dici Gian? Io spero che qualcuno finalmente ci scriva e che ci veniate a trovare, e naturalmente abbiamo il piacere di avere vostre notizie. Io dico anche che magari sarebbe carino che ci indichiate le vostre preferenze o ci suggeriate, come dico sempre da quando abbiamo iniziato, da quando ho iniziato io personalmente questa collaborazione, appunto aiutando e stando con Saius qui in Saius Web Radio da inizio anno, sarebbe carino anche avere anche vostre notizie su quello che pensate realmente sulle nostre rubriche, trasmissioni, e soprattutto se non vi piacciono, se avete delle idee, scrivetecele, anche facendo delle critiche costruttive, dando delle idee, facendo delle richieste. Quindi io la lancio lì, io ho già deciso di quale gruppo parlare tra un paio di settimane, quando finirò con i Black Sabbath, mi auguro. E però sì, perché conoscendo quanto mi dilungo, anche perché poi ad ogni puntata faccio il sunto delle puntate precedenti, quindi oltre a raccontare diventa sempre più lunga la puntata. Esatto, infatti, perché si infalcisce delle quelle precedenti, ma anche perché vi voglio ricordare ogni volta, ricordo magari a coloro che ci ascoltano per le prime volte, tutte le varie cose che succedono qui su Science Web Radio, i vari appuntamenti ed eventi che stanno naturalmente aumentando. Ricordiamo anche che poi il 2 luglio avremo ospite un gruppo, giusto Saiuz, che il 2 luglio, lunedì 2 luglio, è certo la prossima puntata che andrà in onda, volevo anticipare anche questo. Fai bene. La prossima, sì, che così già si sappiamo, ricordiamo che il prossimo lunedì, il 25 luglio, non andremo in onda, a meno che Saiuz non cambi idea con tutto il mio appoggio che ha da parte mia, anche se non ci sarò, non andremo in onda con provvisoriamente i due compari, e la programmazione seguirà il suo corso e decorso normale. E quindi questo gruppo che avremo appunto lunedì, che possiamo anche anticipare come si chiama, giusto Saiuz? Ma lo vuoi sapere da me il gruppo? Sì, lo voglio che lo dica tu, ti chiamavo in causa. Io volevo farlo rimanere, diciamo, un po' un attimo di salto. Ah, e allora, sì, infatti non sapevo se potevo dirlo, per cui ho detto no, aspettiamo. Dillo tranquillamente, scherzo, dai. Va bene, allora ve lo dice Saiuz appena si degnerà di... No, io non lo dico. Non lo dice, ok. E quindi avremo questo gruppo che, tra l'altro, ha partecipato al Live at Palace Live, questo evento che è andato in onda anche in diretta web radiofonica qui su Sites Web Radio, il weekend del sabato 12 maggio e della domenica 13 maggio, quindi prima esperienza anche per Saiuz di una diretta web radiofonica di un concerto, un evento dove varie band si esibivano nel palco, appunto sul palco, con vari cambi, e questo evento è andato appunto organizzato da Manuel e comunque dal Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, che avremo appunto come ospite anche per questo gruppo che appunto ha suonato lì. E devo dire che lo dico il nome, dai. Oh, finalmente il Red Touch, va bene? Ok, io volevo farlo dire perché lo dicevi meglio tu, insomma. No, vabbè, no, ma lo sa, dobbiamo andare avanti. Che dobbiamo andare avanti con le varie cose. Allora, è caduto Gianluca.
lo vedo da qua. Io, sì. È caduto col culetto per terra. Infatti sono andato a terra. La macchina la lascio fuori. No, allora, cari amici, io direi di ascoltare il prossimo brano. Cosa dici, Saiuz? Sì, perché sennò dopo diventa un po' casino ascoltare gli altri brani. Sì, 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 sì. Allora potremmo andare. Dimmi tu quale vogliamo far ascoltare. Letti. House of Love. House of Love, esattamente, sì. La House of Love, che è un pezzo un po' più, come spesso fanno i rockettari, un po' più, fra virgolette, melodico. No, ho sbagliato, non volevo dire House of Love, ti ho detto House of Love? No, giusto? Quale vuoi? Mi senti? Quale vuoi? Ma io direi Why. Ah, Why? Ah, vuoi sentire sì, Why? È un pezzo un po' più tranquillo, più melodico, visto che quelli prima li abbiamo sentiti più lanciati. Sempre degli Electric Fans, questo gruppo che stiamo facendo ascoltare. E mandiamo appunto questo brano degli Electric Fans, Why. Partito! Was. Ok, puoi parlare tranquillamente. Of dawn, need to get too many experiences. Yes, gotta be as God want. My daddy told me be a free man. A king's soul, his soul and mine. She was keeping me the secret. Oh, so I'm screaming. I'm a man of my own time.
me why, oh yeah, tell me why. Cari amici web radio ascoltatori, siete sempre qui con noi, sono le 23:32 minuti, ormai andiamo alle 33 e state ascoltando Sides Web Radio con... Dica 33, dica 33, 33 tentini. Sì, facciamolo scioglilingua con Sides che ci dà una mano. E naturalmente ringraziamo tutti quelli che ancora resistono qui con noi a quest'ora. Ricordiamo che l'Italia ha vinto per 2-0 contro l'Irlanda e che la Spagna ha vinto altrettanto contro la Croazia, e così l'Italia ha passato il turno ai quarti di finale, per chi fosse interessato al calcio, magari anche no. E per quanto riguarda Sides Web Radio, continuiamo con la nostra carrellata di cose che appunto riguardi Sides Web Radio, però naturalmente facciamo presente che tra poco vi salutiamo, per la vostra gioia andiamo a letto, in quanto la nostra programmazione procederà con The Rock Band History. Devo far così, History. The Rock Band History, la mia rubrica, trasmissione che va in onda con il prossimo appuntamento in programmazione a mezzanotte, e con la nuova puntata ancora dedicata in cui si parlerà ai Black Sabbath, questa mitica band degli anni 60, seconda metà, anzi seconda metà e fine anni 60 in cui nasceva, e poi dagli anni 70 in cui cominciò ad evolversi con il primo album Black Sabbath per l'appunto, e poi via dicendo, dando vita oltre alle Zeppelin e Deep Purple al rock, l'hard rock, ma in particolare nella fattispecie Black Sabbath all'heavy metal e tutte le varie sfaccettature e forme di heavy metal. Dicevo, magari scriveteci non solo nel nostro blog al www.sideswebradio.net, all'email info@sides.com e a me gianluca@sides.com, anche per decidere quale volete, o insomma che sia il prossimo gruppo che The Rock Band History, dopo i Black Sabbath, tra un paio di puntate mi auguro, andrà diciamo così a trattare. Volete che siano dei gruppi ancora inglesi, della fattispecie della scena londinese, andremo a sentire, che io ho già in mente appunto di trattare, o volete che Gianluca, sottoscritto, vi parli di altri gruppi, e cosa cambiereste? Cambiereste comunque di Sides Web Radio oppure di The Rock Band History? Dateci appunto le vostre idee, consigli, e per quanto riguarda le nostre trasmissioni e rubriche, quindi siamo aperti a tutto, purché siano critiche, consigli o comunque suggerimenti costruttivi, e non che vogliate appunto demolire un... diciamo così, caro amico come Sayuz e Gianluca, che lo fanno naturalmente senza scopo di lucro, quindi no profit, e con il puro cuore e voglia e gusto di aiutare tutti ad avere il proprio spazio e diffusione. Bene, Sayuz, cosa ti sembra di queste cavolate che ho detto? No, non sono tanto cavolate queste qui, per semplice motivo che noi veramente stiamo cercando di dare la mano a tutti i gruppi, insomma, cantanti, eccetera. Però... ovviamente le persone devono scegliere cosa vogliono fare, devono scegliere di accettare questo tipo di licenza che è la Creative Commons, perché questa è la massima espressione di democrazia secondo il mio modestissimo
punto di vista. Però insomma, non so che le persone ci possono contattare anche per parlare di altro, non solo di musica, perché se qualcuno, per esempio, a me piacerebbe molto avere qualcuno di qualche compagnia teatrale, perché sono un appassionato di teatro, che ci venisse a parlare un po' del teatro, di qualcosa del genere. Sarebbe molto, ma molto interessante avere una puntata del genere. Sì, sai, io so che ci sono molte compagnie teatrali di dilettanti, di appassionati, che possiamo veramente... Sì, sì. Sì, certo. Per ascoltare, insomma, farli presentare a un pubblico naturalmente più vasto. Cogli nel vivo, bella questa idea, poi vedremo, ovviamente, anche perché poi mi riguarda da vicino, vedendo io fuori dal mondo dello spettacolo, ne ho fatti spesso al teatro, però insomma vedremo anche questo. È ovvio che quando facciamo gli annunci, diciamo che chiunque sia interessato a venire come ospite qui nel lunedì sera è inteso non solo alle rock band o ai gruppi musicali in genere, ma a tutti, quindi anche le associazioni culturali intese come compagnie teatrali, perché spesso le compagnie teatrali sono associazioni culturali, specie quelle amatoriali, appunto dilettantistiche di zona. E anche qui mi raccomando sempre massima umiltà, devozione e rispetto ed onestà nei confronti del teatro, ammettendo il proprio livello e non avere mai la presunzione di criticare gli altri pensando di essere i numeri uno, perché come spesso accade se la tirano molto più quattro amatoriali di zona che dei grandi professionisti amanti della musica, dell'arte, del teatro, che rispettano tale che si definiscono magari umili servitori e sono delle immense persone che potrebbero tirarsela molto più di questi quattro amatoriali. Lo dico così, senza critica nei confronti di nessuno, ma per dire queste cose valgono per tutti i settori, vero Saius? Tu lo confermi? Certo, molto certo. Spesso se la tirano di più quelli che non valgono nulla o che sono quattro scalcagnati, e qui sono delle persone veramente piccole e infime, e naturalmente le grandi persone, se sono davvero grandi, oltre che naturalmente nella grandezza della loro professione, ma anche come buon cuore e animo, sono anche infinitamente grandi nei modi che li vedi tranquilli. Va bene, caro Saius, io direi che potremmo andare anche in chiusura tra poco, visto l'orario un po' tardo. Dovevamo dire anche tantissime altre cose, ma come al solito ci perdiamo in chiacchiere, come al solito. Chiacchiere distintivo, come diceva in un film qualcuno, e ci perdiamo anche, sembra sempre tantissimo, è difficile, duro e lungo da riempire questo spazio di un'ora e mezza, ma alla fine poi vola via tra le canzoni, cioè, che non me ne accorgo ascoltare. Neanche quando finisce, insomma, onestamente. Non me ne accorgo neanche che sì, passa. Ed è un bene, perché nel momento in cui uno non se ne accorge vuol dire che il tempo è passato anche bene. Ah, certo. Di solito il problema è quando uno se ne accorge, dice, ma non passa mai. Vi ricordiamo la pagina Facebook di Saius Web Radio a cui scrivere, e mi raccomando, sì, anche lì potete, se volete, scriverci in diretta o proporre le cose, non c'è nessun problema. Passo la parola a Saiuzzo. Vai Saiuzzo. Bene, allora no, voglio soltanto invitare ancora una volta i nostri amici che ci stanno ascoltando questo giovedì alle 21, che faremo la seconda puntata di Incontro con lo scrittore. Questa volta il Ricci Cazzato ci parlerà, lui parlerà di un libro, parlerà di qualche cosa, non lo so, ma ha detto che sta preparando qualche cosa. Vedremo. Poi venerdì alle 21.30 c'è sempre l'incontro con Ricci Cazzato, il vaso di Pandora, mi raccomando, dove il nostro Riccio commenterà, ci farà sapere di cosa è successo durante la settimana e ci commenterà anche a suo modo questi avvenimenti, insomma, che sono accaduti nell'arco della settimana. Per quanto riguarda me, ho detto, appena deciderò, voglio fare questa trasmissione giornaliera dei due chiacchiere di pochi minuti, però la voglio fare in diretta dal vivo, e spero che molti amici, insomma, si faranno vivi, si faranno sentire. In più il blog è sempre libero, quindi se avete qualcosa da dire sul blog scrivete tranquillamente a info@science.com, mandate i vostri articoli oppure avvenimenti che insomma avete a cuore che vengano pubblicizzati. E poi vi invito soprattutto a contattare Gianluca, gianluca@science.com, perché è importante che noi sponsorizziamo quanto più possibile queste band rock che non sono famose. Band rock oppure anche gruppi, insomma, solisti o qualcosa del genere, dove poter farli parlare.
per quanto riguarda la trasmissione di Rock Band History, fategli sapere anche a Gianluca che cosa ne pensate, ma soprattutto proponete anche voi qualche gruppo internazionale di fama, insomma, che Gianluca, insomma, sarà ben lieto di parlarvene, insomma, di illustrarvelo in 3-4 puntate, insomma, se ce la farà, perché come al solito è sempre prolisso, non riesce mai a finire nei tempi previsti, insomma, cose del genere. E il ragazzo è prolisso. Poi leggete i post del nostro ricicazzato sul blog, perché è importante. E poi vi prometto che questa settimana, vi prometto, promesse da marinaio le mie ormai, che questa settimana uscirà il sito, uscirà, dove andrà non si sa, ma uscirà il sito, ok? E appena Gianluca lo andrà a vedere, perché l'ho messo in fase in beta test, così Gianluca mi dirà la sua, perché Gianluca è il mio critico di fiducia. Ti ringrazio. Così. Va bene, per quanto riguarda poi il resto è tutto a posto, insomma, visitate YouTube, guardate i nostri video che abbiamo fatto sia sulle trasmissioni passate di I Due Compari, oppure le trasmissioni sulla web tv che stiamo facendo, che vengono tutti postati e messi su YouTube tranquillamente nel nostro spazio su YouTube. Gianluca, a te la palla. Sì, io direi che è tutto, veramente avremo tantissime altre cose a dire, ma possiamo fermarci qui per stasera, perché sono le 23:42. Vorrei far ascoltare un ultimo brano. Esatto, vi faremo ascoltare l'ultimo brano e ovviamente vi faremo anche ascoltare The Rock Band History, che andrà in onda a mezzanotte, appunto con questo appuntamento. La prima puntata naturalmente è iniziata così a mezzanotte e noi abbiamo tenuto la settimana valida dalla, naturalmente, mezzanotte del lunedì, appena si inizia la nuova settimana e il nuovo giorno, fino alla mezzanotte, fino alle 6, naturalmente l'ultimo appuntamento della settimana, della domenica successiva. Bene, io direi di ascoltarci questo gruppo, un ultimo brano degli Electric Fence. Se mi dici quale brano vuoi, io... No, io direi che facciamo ascoltare l'ultimo, Middle of Nowhere, che sarebbe il 12° brano, quindi l'ultimo, che va a chiudere questo album, che sarebbe Science Friction. Ebbene, volevo far ascoltare anche un altro, però appunto il nostro tempo a disposizione è finito. Ormai è scaduto. Un brano che assomigliava un po', caro Saius, ve lo dico così, naturalmente non voglio fare abuso del potere, che assomigliava un po' all'inizio, così come genere e stile, di alcune canzoni dei De Stasi, gruppo con cui appunto suono la batteria, che è stato il primo a essere ospite da noi. E quindi c'era quest'altro brano che avrei voluto farti ascoltare. Questo brano te lo devo sfumare, però, Certo, perché sforiamo. Bene, no, allora, no. Cari amici, vi ricordiamo che il prossimo lunedì 25 giugno 2012 non andremo in onda, a meno che Saius non cambi idea, perché il sottoscritto non sarà, è impossibilitato, e quindi si rinnova l'appuntamento per il lunedì successivo, per l'altro lunedì, che è il 2 luglio, lunedì 2 luglio, quindi tra due settimane, e avremo un gruppo che sono i Red Touch, sempre se sarà confermato, come ha già preso l'impegno e la prenotazione di questa data, diciamo così, quindi anche voi potreste essere ospiti, e vi aspettiamo, se ci contattate, nelle date successive che concordiamo assieme, e appunto avremo questo gruppo ospite di cui parleremo e ascolteremo delle loro, naturalmente, opinioni, idee, storie e naturalmente dei loro brani. Bene, Saius, io direi che possiamo andarcene tutti a letto con l'Italia vittoriosa. Auguro una buonanotte a tutti quanti. Grazie, Saius. Buonanotte a tutti. E con questo brano chiudiamo. Grazie a tutti per averci ascoltato e mi raccomando, parlate di Saius Web Radio e Saius Web TV. Grazie a tutti e divulgate, come dice Saius, e ve ne saremo davvero molto grati di cuore. Un saluto a tutti i nostri amici dall'estero che ci ascoltano, in particolare se i nostri connazionali, un abbraccio a tutti loro. And so thank you very much for coming here, even if you don't understand nothing about Italy, of Italian of course. And see you on www.saiuzradio.net. Vi ricordiamo che la scorsa settimana, puntata a disposizione nel nostro blog, abbiamo appunto intervistato Alina, questa splendida cantante, giusto, Saiuz, dei Singleton.
e vi invitiamo ad ascoltare la puntata che è a disposizione del nostro blog, in cui abbiamo sentito Alina cosa ci ha raccontato, ed andare ad ascoltarvi Singleton, questo gruppo che grazie e tramite Roberto di Indie Arts abbiamo conosciuto e avuto il piacere di promuovere e farvi conoscere come tanti altri, e voi potreste essere uno dei prossimi gruppi se ci contattate. Bene Saius, una buonanotte a tutti, salutiamo con l'ultimo brano degli Electric Fans, sempre dall'album, naturalmente stavamo dicendo Science Friction, il brano Middle of Nowhere. Partito. Yeah. Ok, sei fuori, non sei più in linea. Ok, ok, è partito, non è più in linea Gianluca. Bene, buon ascolto e buonanotte a tutti quanti.